Ed è stata una fiera che ha guardato molto all'export, soprattutto all'internazionalizzazione delle imprese e tra i paesi che possono rappresentare un'opportunità di sviluppo per le imprese italiane c'è sicuramente l'Azerbaigian. Ne abbiamo parlato con Manuela Traldi, che è il responsabile della Camera di Commercio Italo-Azerbaigiana. Quali sono le opportunità per le imprese italiane in Azerbaigian? L'Azerbaigian è un paese che ha una lunga tradizione di rapporti economici bilaterali con l'Italia. L'aspetto più interessante in questo momento dell'Azerbaigian, oltre che come destinazione per l'export dei nostri prodotti made in Italy, dall'agroalimentare alla moda, è l'opportunità offerta dal processo di diversificazione dell'economia del paese, che essendo un paese tradizionalmente produttore di oil and gas, sta investendo moltissimo nello sviluppo di altri settori dell'economia, in particolare dell'agricoltura, del settore dell'ICT, della meccanica industriale, quindi non soltanto diciamo, destinazione di export, ma anche possibile destinazione per partnership, investimenti congiunti e attività produttive che possono essere, diciamo, anche stabilite in Azerbaigian, che offre una serie di incentivi per raggiungere anche meglio alcuni mercati orientali, come può essere sia dalla Russia, che o la Cina o i mercati in quell'area geografica. Lei parlava di incentivi, mi fa un esempio? C'è tutta una serie di incentivi. Un esempio è quello, ad esempio, dello stabilimento in un parco industriale. Ci sono dei parchi industriali, ma allo stesso modo dei parchi agricoli che sono stati individuati diciamo, dalla politica governativa azerbaigiana e che offrono alle aziende residenti un'esenzione totale da qualsiasi imposta per la durata di 7 anni, il che include anche l'esenzione dai dazi all'importazione sui macchinari, quindi sono degli incentivi che promuovono quindi lo stabilimento e lo sviluppo di attività tendenzialmente produttive sul territorio. La presenza qui in fiera che cosa dà in più? Beh, noi siamo molto affezionati alla Fiera del Levante, a cui partecipiamo volentieri da diversi anni, e anzi, insomma, approfitterò poi per complimentarmi per il coraggio e la determinazione nel realizzarla così anche quest'anno. Spero che la prossimità e la presenza comunque qui in fiera, comunque a Bari, sia uno funga da stimolo per migliorare la comunicazione e offrire maggiori informazioni all'imprenditoria pugliese nei suoi vari distretti rispetto alle possibilità sia di export che di collaborazioni produttive.